impellenti. Questo è sicuramente un argomento che però può essere sviluppato, ad esempio, anche in commissione, alla quale vi inviteremmo eventualmente poi a ritornare. Cioè, tolto che anche noi riteniamo comunque che sia importante contrastare e prevenire queste pratiche commerciali sleali che colpiscono soprattutto la filiera agroalimentare. Secondo quanto emerso da un'indagine ripartita in una relazione della Commissione europea, il 96% degli intervistati di questa indagine ha dichiarato di essere stato almeno una volta vittima di almeno una forma di una pratica commerciale sleale nell'ambito della filiera alimentare. Gli esempi li ha citati anche il collega, i ritardi nei pagamenti, anche se effettivamente nel decreto, l'articolo 62 del decreto sulle liberalizzazioni è intervenuto, portando a 30 giorni il termine ultimo per i prodotti alimentari deteriorabili, anche se poi se andate sul sito del Ministero dell'Agricoltura vedete che ancora ci sono problemi interpretativi di quel decreto. Modifiche delle unilaterali delle condizioni contrattuali, rifiuti di sottoscrivere contratti scritti, ancora più gravi le vendite promozionali sotto costo che riversate sui produttori attraverso le cosiddette vendite civetta. E secondo noi va recuperato lo squilibrio di potere presente nella catena di approvvigionamento, che ha un forte impatto sugli agricoltori, portando a una continua erosione dei loro margini. Perché anche? Perché il settore della distribuzione è dominato da una manciata di operatori che ormai operano soprattutto in numerosi Stati membri. Quindi è certo importante insistere sulla necessità di margini equi per gli agricoltori, perché solo tutelando i produttori agricoli e i consumatori possiamo avere accesso a dei prodotti alimentari di qualità ad un prezzo ragionevole. Quindi vogliamo una catena alimentare equa e trasparente ed equilibrata. Però per raggiungere questo obiettivo noi riteniamo che sia importante adottare un quadro legislativo a livello europeo per combattere queste pratiche e garantire però un quadro omogeneo a livello europeo, perché su questo non ci siamo. Quali sono le soluzioni? Voi, e qui veniamo un po' ai nostri dubbi, ci proponete essenzialmente, ribadendo in una grossa parte di questa risoluzione, un quadro di prassi volontarie, la SCI. E in questa iniziativa SCI sostanzialmente ci sono grandi e mega aziende di distribuzione che si impegnano assieme a piccoli e medi produttori ad adottare buone pratiche. Questo può essere una soluzione, ma a noi sembra una piccola parte del problema e che ha dei rischi. A me, che sono un po' dubbioso, ricorda un po' anche la favola della rana e dello scorpione, no? Non so se vi ricordate la teoria della rana che deve attraversare il fiume con lo scorpione che gli chiede un passaggio e la rana dice: ma sono un po' dubbiosa perché sai, tu pungi e non ti preoccupare perché anch'io devo attraversare il fiume e quindi se ti uccidi in mezzo al fiume affogo. A metà del guado però lo scorpione punge la rana e la rana dice: ma scusa, ma affoghiamo tutti e due? Lo so, ma non posso farne meno, è la mia natura. Ecco. Allora, queste associazioni di grandissime imprese, di piccoli produttori, a me preoccupano un po', fa venire in mente un po' il greenwashing, cioè queste grandi aziende che utilizzano la comunicazione per farsi passare con pratiche buone, ma in realtà poi la sostanza essenzialmente non cambia, anche perché dentro la SCI, essenzialmente, se andate a vedere chi c'è, ci sono grandissime imprese, c'è la Coca-Cola, c'è l'Unilever, per parlare dei più grandi, ma per venire alle nostre realtà ci sono Assocarni, Coop e Conad. Non che siano, anche qui non demonizziamo, non voglio dargli degli scorpioni, però se pensiamo alla Coop, io mi ricordo la sentenza emessa dall'autorità garante per la concorrenza nei confronti di Coop Italia per abuso di posizione commerciale, fra l'altro in un caso proprio di un commerciante di prodotti agricoli. Ma se penso ad Assocarni mi vengono in mente come alcuni associati adottano pratiche scorrette nei confronti dei lavoratori, no? False caporative, appalti illeciti, caporalato, somministrazione illegale di manodopera. Ecco, allora il nostro dubbio è che puntare tutto su questi accordi volontari sia un po' debole. Secondo noi ci vuole una regolamentazione dei controlli più intensi e anche qui in un quadro
uniforme nell'Unione Europea. Fra l'altro, a questo proposito, Coop e Cogeca, che sono una confederazione di cooperative agricole dell'Unione Europea, propongono anche un sistema sorvegliato da un adjudicator terzo indipendente che garantisce l'applicazione e eventualmente recepisce le denunce anonime. Quindi, secondo me, ci vuole un attento monitoraggio, ma anche delle misure specifiche. Infine, l'altro aspetto che secondo noi manca nella nostra risoluzione è quella della promozione della filiera corta, perché il vantaggio della filiera corta, ovviamente non si può applicare tutto al mercato, però secondo noi va veramente incentivata, è quella di saltare i troppi intermediari dove si annidano spesso le pratiche scorrette fra produttore e consumatore. L'altro è quella di incentivare un consumo più possibile solidale, svincolato dallo sfruttamento, frutto, come dicevo, dalla filiera industriale delle spolcolazioni, a volte anche delle imprese criminali. Quindi anche la promozione delle attività dei gruppi di acquisto, dei DES e dei RES, che sono i distretti dell'economia solidale. Noi, fra l'altro, in Regione Emilia-Romagna abbiamo una legge che attende di essere applicata, la legge 19 del 2014, che vuole proprio valorizzare l'esperienza di consumo critico, perché da una parte è un'educazione ai consumatori e da una parte è un forte aiuto ai produttori che in questo modo riescono a saltare tutte queste filiere che a volte appunto creano valore ma non per i produttori stessi. Quindi appunto quello che noi ci domandiamo è se tutto possa essere risolto lasciando tutto il carico della normativa sulle spalle delle prassi volontarie. Noi su questo abbiamo grossi dubbi. Ecco, quindi appunto vi proponiamo di tenere in conto anche le proposte che vi facciamo, perché questa urgenza e questa sottolineatura della SCI a noi lascia molti dubbi. Grazie. Al consigliere Rainieri, ovviamente ci parliamo, però quando facciamo le valutazioni, in quel caso abbiamo valutato che non c'era bisogno di opporsi, però il dubbio rimane, qual è questa urgenza? E questo, su questo ci siamo confrontati, non c'è problema. E invece, per quanto riguarda il voto, ci asterremo sulla risoluzione proposta e ci asteniamo anche sull'emendamento, perché anche qui è ovvio che la corretta informazione va fatta, ma va fatta in tutti i sensi e quindi vanno presi tutti i pareri e i vari pareri vanno messi a confronto, senza spingere troppo su un lato solo perché c'è una produzione da tutelare oppure spingere solo sul lato allarmistico. Quindi il fatto che le informazioni vadano date sempre in maniera equilibrata, mentre qui invece mi sembra che l'intenzione sia solo quella di tutelare la produzione rispetto ad un lato allarmistico. E ovviamente voteremo a favore della nostra risoluzione.